Ai primordi c'erano acqua e pietra. Una lotta dura, lunga millenni, vinta dalla forza dell'acqua. L'acqua crea, l'acqua distrugge, corrode, scava fossati ripidi e scoscesi che possono incutere paura. L'uomo ha scelto la parola orrido per dar loro un nome. Qui a Bellano l'orrido è formato dal fiume Pioverna, che spacca la terra e si snoda in gole e cascate, prima di gettarsi nel lago. L'acqua crea anche distruggendo, come centinaia e migliaia di anni fa, quando in questa vallata si ritirò un enorme ghiacciaio, formando il Lario, meglio conosciuto, forse, come Lago di Como. Il Lago di Como è circondato da rilievi montani molto imponenti, che superano i 2000 metri, tra i quali il Monte Legnone, Le Grigne e il Resegone. Una delle caratteristiche più salienti dell'Lario è sicuramente l'enorme presenza umana, che con il suo intervento ha creato gli innumerevoli paesetti posti sulle rive, trasformando il paesaggio da naturale a civile. Tutto ebbe inizio molti secoli fa, quando questo ambiente difficile divenne una necessaria via di comunicazione fra le vie consolari e i nuovi domini oltralpe delle legioni romane. Como, la città più importante del lago, era già diventata un castrum fortificato in difesa delle pianure. La grande strada regia consentì agli antichi romani di insediarsi a Lecco, Varenna, Bellagio ed in molti altri centri. Inizialmente, soprattutto per motivi di difesa, gli abitanti preferirono insediarsi sui pendii dei monti, lasciando libere le rive, che hanno iniziato a svilupparsi nei primi anni dell'Ottocento, grazie anche alle attive comunicazioni tra una sponda e l'altra. Il fascino di questo lago ha ispirato moltissimi artisti, da Leonardo da Vinci a Parini, Stendhal, Liszt, per non parlare di Alessandro Manzoni. Un andirivieni di montagne e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano a uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti con paesetti posti sulle rive. Queste acque purtroppo oggi sono molto inquinate, tranne in alcuni punti felici, come la penisola del Balbianello, un'oasi protetta le cui acque verdi giustificano una delle più belle leggende del lago. Era Agone, il figlio di Bacco e di Novarena, la più bella tra le ninfe. Gli piaceva da piccolo inerpicarsi per pareti e rupi pericolose e andare a caccia sui monti. Un giorno si invaghì di lui il dio Apollo e Agone,
per non farsi prendere, si buttò nelle acque dell'Ario, trasformandosi in un pesce color argento. Gli agoni sono i pesci più pregiati dell'Ario e si riproducono soprattutto sulla costa di Verbio, anche se l'inquinamento ne ha ridotto molto il numero. La pesca dell'agone non è affatto semplice. La lenza deve essere perpendicolare alla riva e distendersi dolcemente sull'acqua. Il pescatore, issato sul caratteristico trespolo, inizia a passarla da destra a sinistra, con brevi strappi regolari e in equilibrio. Gli agoni vengono poi essiccati e pressati in mastelli di legno, cambiano il nome in missoltini e sono uno dei piatti più tipici della cucina locale. Una striscia verde emerge dalle onde, l'isola Comacina, unica dell'Ario e con una storia importantissima. Fu infatti l'ultimo baluardo della cristianità ai barbari che avanzavano nella penisola. Venne più tardi conquistata dal Barbarossa e rasa al suolo, ma anche lì dove la storia aveva distrutto, la leggenda ricostruì. Si racconta infatti che un giorno assai lontano, un pellegrino chiese l'elemosina ad un contadino molto povero. Ben volentieri ti aiuterei, ma gli anni, questi anni, sono assai crudeli. Il pellegrino allora gli disse: senti, fratello, sulla punta orientale dell'isola c'è un grosso noce. Scavate lì sotto e troverete un altare dedicato a San Giovanni. Costruite lì una chiesa e recatevi ogni anno in processione. Per ricordare questo prodigio, tutti gli anni in giugno si svolge la caratteristica processione. I barconi pavesati che trasportano il clero con le reliquie sacre, le confraternite, le autorità e i fedeli. Le chiese hanno un ruolo fondamentale sia nella storia che nel paesaggio dell'Ario. Questa è la Basilica di Sant'Abbondio, a Como. Costituisce un ottimo esempio dell'operato dei maestri comacini ed ebbe un'importanza determinante per il successivo sviluppo dell'architettura lombarda. Altri bellissimi esempi di romanico lombardo sono la chiesa di San Giacomo, con il suo campanile a vela, e quella di Santa Maria Maddalena, arricchita successivamente da un curioso campanile. Campanile pendente della chiesa di Menaggio.
Attraverso una buia galleria si esce alla luce sempre sulla strada regia, che costeggia il lago e porta ad altre chiese. Santa Maria del Tiglio. La bella e serena abbazia di Piona, con il suo grande chiostro che segue la pendenza del monte. E infine, sopra Mandello, lungo il ramo di Lecco, la chiesetta di San Giorgio, ricca di affreschi. Bellagio chiude il vertice del centro lago, formato appunto dall'incontro fra i tre rami. Ogni tratto del lago presenta caratteristiche molto diverse. Quello settentrionale, detto anche Alto Lago di Colico, è sicuramente il più maestoso, sia per la larghezza che per lo sfondo di montagne alte e spesso innevate. Il ramo di Como oppone alle chine ripide e selvagge dei suoi monti le sponde arricchite da ville e parchi che ne addolciscono la spritta. Si parte da Villa Olmo, costruita a Como nel 1782, e si lambiscono la grandiosa Villa d'Este, che volle per sé il cardinale Tolomeo Gallieno nel XVI secolo, e la settecentesca Villa Carlotta, mentre un'altra villa cardinalizia, Villa Arconati, si protende nelle acque di Punta Balbianello. Queste ville sull'acqua affascinarono molti uomini d'arte. Franz Liszt trasse ispirazione dall'architettura di Villa d'Este per comporre alcuni brani di pianoforte. Un altro musicista, Giuseppe Verdi, risiedeva a Villa Carlotta mentre lavorava le vicende di Violetta Valéry, la Traviata, la cui malinconia si stemperava certo nelle grigie atmosfere lacustri. Più di recente, Luchino Visconti amava allestire nel delizioso teatrino barocco di Villa Olmo le sue prime teatrali. Thank you.
Sicuramente meno sontuosa, ma non meno poetica, è l'architettura spontanea del lago. Sono i nuclei abitati dalla gente qualunque, che ha costruito assembramenti di casette intorno a stradine ripide e a gradinate che scendono a picco verso il lago. Il fascino di luoghi come Nesso, Onno, Corenno Plinio, un paesino dell'Alto Lago impreziosito da un castello, non è inferiore a quello delle grandi ville neoclassiche. Anzi, forse queste case più modeste, con le loro linee semplici e i colori tenui, si integrano meglio con il paesaggio naturale e ne sottolineano la bellezza, al posto di schiacciarla. Il ramo di Lecco offre sicuramente un grande spettacolo per il profilo imponente del gruppo delle Grigne che si specchiano nell'acqua e che furono immortalate da Leonardo. Varenna è uno dei centri turistici più importanti del lago. Fra le sue case colorate sopravvivono ancora vecchie usanze e anche vecchi mestieri, come quello del mastro bottaio. Questi giardini appartengono a Villa Monastero, convento dal 1208 al 1567, poi trasformata in villa ed ora sede di convegni internazionali su fisica, astronomia e biologia. Cari a Verdi, Braga, Ponchielli, a Ricordi, a Verga, questi luoghi ispirarono anche le vicende di Piccolo Mondo Antico di Fogazzaro. Thank you.
L'Ecco si presenta quasi come asserragliata fra le montagne aspre che la circondano. È città manzoniana per definizione. La famiglia Manzoni soggiornava al Caleotto, mentre la presunta casa di Lucia, con il piccolo cortile cinto da un murettino, si trova nella frazione di Olate, identificata da molti studiosi come il paese dei promessi sposi. È Pescarenico, una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte. Un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Davvero le rive e le strette viuzze di Pescarenico non sono cambiate molto da quando la penna di Alessandro Manzoni le riempì di personaggi familiari a tutti: Lucia, Renzo, Don Abbondio, la sua Perpetua, il perfido Don Rodrigo. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non men che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Nel buio misterioso di questa galleria lunga più di un chilometro, chiamata Buco del Piombo, ritroviamo l'acqua che ha scavato la pietra, dandole la stessa forma dell'ario, una Y rovesciata. Pietra e acqua come ai primordi, in un cerchio che sembra chiudersi e riaprirsi lungo la storia dell'uomo.